trovati agli spettatori di Cose in Comune, il talk di Snews dedicato alle elezioni comunali di Campobasso. Siamo con Pino Ruta, candidato sindaco Buonasera. del Cantiere Civico. Grazie di essere con noi. Grazie a voi. Sostenuto da tre liste, le vogliamo ricordare Sì, rapidamente? le tre liste sono Unica Terra, una lista ambientalista, fatta di ex militanti dei Verdi, e anche di persone insomma molto abbastanza caratterizzate dal punto di vista dell'indipendenza e dell'autonomia. Poi ci sta una seconda lista che è Costruire Democrazia, la lista che ha anche alla regione la rappresentanza di Massimo Romano. Progetto più Progetto più antico, datato, di diciamo. 15 anni, comunque civico, è rimasto civico e tale, diciamo, ha preservato questa sua matrice anche questa volta. E la terza lista è una lista tipicamente campobassana, Confederazione Civica per Campobasso, che è una lista strutturata un po' di più sulla cultura e sull'urbanistica, su quella che è l'idea di città che in qualche modo mi sono fatto, di cui mi sono fatto portatore. Allora, la sua candidatura è stata la prima che è venuta fuori, la sua candidatura a sindaco, con un annuncio ufficiale, anche con i famosi manifesti che abbiamo visto all'interno della città, vota il sindaco e non un partito. Questo slogan cosa vuole dire e come è nata appunto questa candidatura? Noi siamo nati in realtà, quello è il momento, l'epilogo già di una scelta che era sedimentata da tempo. Il progetto parte da agosto e quindi in realtà poi viene ufficializzato con degli incontri civici verso Ma già sul ottobre. suo nome, quindi c'era già Sì, l'idea già lì. c'era un collante su questa ipotesi che andava portata avanti. In realtà la ipotizzammo, ma non era necessaria poi la mia candidatura. È stata poi in qualche modo anche la sintesi di queste interlocuzioni. Però sono stato uno dei promotori di questa iniziativa e hanno privilegiato chiaramente la mia candidatura. Ma il gruppo più o meno è rimasto poi simile, si è un po' allargato e integrato con nuove figure che si sono in qualche modo strada facendo associate a questo progetto, che è molto indipendente. Proprio perché indipendente, quindi non un po' fuori dagli apparati dei partiti tradizionali, sia di destra che di sinistra, è stato necessario avviarlo con molto anticipo, perché chiaramente non era finalizzato all'investitura da qualche diciamo, partito di Roma o Molisano. E si è consolidato quindi su questi incontri tematici che abbiamo un po' progettato e attuato sulla città. Dall'urbanistica al sociale, allo sport, alla cultura, fino ad arrivare a tutti i temi, insomma, che in qualche modo possano toccare un centro urbano che deve essere rilanciato. E questo ha consentito quella ufficializzazione che lei diceva dal punto di vista della scelta del sindaco e non partito. Cioè abbiamo fatto una scelta di campo molto radicale, molto chiara, molto netta, di non interagire con i partiti politici né di destra né di sinistra, anche perché avevano in qualche modo deluso le aspettative dei cittadini negli ultimi 25 anni, quindi preservarci indipendenti. E coinvolgere le persone che venivano dalla società civile, cioè lista composta da artigiani, commercianti, lavoratori, dirigenti pubblici, tutte persone, tecnici, professionisti, medici, legali, colleghi, quindi tutte quante figure anche dell'associazionismo laico, cattolico, del volontariato. Cioè abbiamo pensato che non era più il caso di dare la delega ai partiti politici, ma di essere noi cittadini a riappropriarci delle istituzioni, uscendo fuori da quelle logiche, quindi quelle logiche in base alle quali abbiamo avuto come regalo Cesare Lotito per la destra e comunque qualche figura poi della sinistra che comunque incorona volta per volta da circa 25 anni quelli che devono gestire, ma in modo che poi tutti purtroppo assistiamo a livello fallimentare per quanto riguarda servizi e gestione della comunità. Lei ha fatto riferimento a qualche passaggio di temi che immagino siano anche i punti di un programma che di certo nasce da questa fase di ascolto a Sì. cui ha fatto riferimento, ma penso che venga affinato anche dal confronto con i cittadini che c'è stato in questo periodo di campagna elettorale. Ma le idee erano già abbastanza chiare, perché io lavoro da 35 anni con gli enti locali, anche con le amministrazioni pubbliche, anche ho lavorato per 3 anni come consulente del Ministero delle Infrastrutture, ho lavorato come dirigente della provincia 30 anni fa, sia nel settore concessioni e contratti, sia nel settore cultura, quindi in realtà ho un'esperienza anche come avvocato e ultimamente anche ho lavorato con amministrazioni di diversa estrazione politica, dal comune di Termoli al comune di Isernia al comune di Campobasso. Ho lavorato sulla questione tariffaria, ho lavorato ancora sulla questione del POS e quindi sanitaria, sulla questione dell'urbanistica e quindi delle scelte del ROCSI che a suo tempo erano state partorite in modo infelice per cementificare quell'area. Ci siamo sempre sulle biomasse, da Mafalda fino ad arrivare al Matese, sull'8-0 di Isernia a livello difendendo Italia Nostra. Insomma, ho patrocinato sempre battaglie a livello di interessi collettivi Ma se lei diffusi. volesse dire qualche punto
Io credo che Campobasso abbia bisogno di una programmazione un po' più sensata, cioè non di interventi sporadici a pioggia che vengono in qualche modo a essere calati dall'alto, innanzitutto senza concertazione con i cittadini, perché questo è il dato fondamentale, che purtroppo ancora si decidono le scelte sul territorio, sull'ambiente, sui servizi, sui rifiuti, senza sulle piste ciclabili, senza un minimo di consultazione. Questo che era un cavallo di battaglia dei 5 Stelle è oggettivamente fallimentare. E da questo punto di vista noi abbiamo riproposto chiaramente innanzitutto un metodo, un procedimento che è quello normativamente stabilito della concertazione, cioè bisogna rendere i cittadini partecipi e non estrometterli o renderli destinatari passivi di quelle che sono decisioni prese nella stanza dei bottoni in separata sede, nella serie di stanze. E dall'altra anche il merito, cioè fare un discorso di programmazione un po' più sensato. Ultimamente assistiamo alla questione delle scuole che sono state delocalizzate, peraltro a mio avviso del tutto impropriamente, oltre che legittimamente, sulla testa di 600 famiglie, come per Lato Video, scuole che sono state delocalizzate come la Montini a Colle delle Api, scuole che sono state Lei pensa che demolite. vanno a stare al centro, Io magari? non penso, è una normativa che prevede che si tratti di attrezzature di quartiere che debbano essere localizzate al centro perché devono avere quella cosiddetta logica di prossimità, che poi è una logica non soltanto di qualità della vita, ma anche di sistema del traffico, di ambiente, di tutela del territorio. Sono attrezzature di quartiere che devono essere di prossimità. E quindi non è che lo stabilisco io, lo stabilisce una legge ben precisa, il DM d'aprile 68, che peraltro è stato adottato a seguito della legge Ponte, insomma, proprio per contenere a livello urbanistico questo sviluppo caotico e disordinato delle città, e che noi alle volte lo dimentichiamo, sia come standard che come attrezzamento del territorio. C'è il problema delle contrade, sorte caoticamente anche quelle senza infrastrutturazione, né sportivi né sociali, né culturali, quindi praticamente quartieri dormitorio che sono stati abbandonati dalla programmazione politica. E c'è il problema del centro storico, per cui noi proponiamo, per esempio, dal punto di vista programmatico, due assessorati strategici, uno sulle contrade e uno sul centro storico, anche per il rilancio di quelle attività artigianali, commerciali che stanno un po' soffrendo e che sono quelle del borgo mulattiano. Come Abbiamo si quindi. rilanciano? C'è qualche idea, per esempio, sul commercio, Sì, sull'economia del noi. centro? Per quanto partiamo dal presupposto, perché sappiamo bene che a livello di competenze del Comune le competenze sono abbastanza circoscritte dal punto di vista della possibilità di intervento nel segmento economico, però ci sono dei margini molto interessanti. Per esempio, ci sta la possibilità di localizzazione di comunità energetiche che possono consentire l'approvvigionamento a costi inferiori delle energie elettriche e quindi l'incentivo sia alla residenzialità nei nostri territori che soffrono un gap demografico abbastanza consistente, sia dal punto di vista dell'attrattività delle aziende. Quindi, se tu riesci a sviluppare con gli spazi che abbiamo, che sono abbastanza significativi, delle comunità energetiche che possano produrre energia e rendere quindi più ridotto il costo dell'energia, sia per chi ci abita che per chi produce, credo che si possa invertire quella rotta che si è determinata, che ha in qualche modo re reso agonizzante la nostra realtà, sia dal punto di vista demografico che produttivo. Poi ci sono degli interventi un po' più minuti sul discorso dell'IMU, sul discorso della prossimità per il piccolo commercio, e poi c'è anche la possibilità di intervenire su dei segmenti che apparentemente sono distanti, ma che sono molto incisivi dal punto di vista della ricaduta sul tessuto, soprattutto commerciale e artigianale. C'è la possibilità di localizzare un sistema fieristico di nicchia alternativo al centro di Campobasso secondo una periodicità quasi mensile, dove si promuovono dei prodotti di nicchia molto importanti per il nostro territorio, dall'olio al tartufo, ai latticini, al miele, alle erbe aromatiche, cosmetiche, anche terapeutiche. Cioè abbiamo un patrimonio noi molto importante che va valorizzato, ma non bisogna fare iniziative che scimmiottano quelle iniziative nazionali che falliscono, che vengono localizzate a Selvapiano, a Colle delle Api, che vanno in qualche modo a creare dei duplicati rispetto a realtà molto più significative che ormai stanno più avanti, che sono quelle delle altre regioni. Bisogna andare a valorizzare quello che noi abbiamo. E questo localizzato al centro, in un discorso anche di carattere storico, perché il nostro centro murattiano parte così, parte come piazza Mercato e parte come direzionale. Quindi anche il discorso che un distretto sia al centro di Campobasso è un'operazione che va rivista, perché va potenziato come protezione civile e localizzato all'esterno anche come presidio nel caso di calamità, e quindi in realtà va posto in periferia, dove ci sono spazi anche per un discorso di attrezzamento e di logistica, quindi va potenziato il distretto anche per far rientrare tutti quei militari che lavorano fuori e va in qualche modo reso più funzionale ad un discorso di prevenzione. Al tempo stesso, il distretto che è al centro di Campobasso, con un palazzo dell'Ottocento bellissimo, non meno Che rispetto porti non al conoscono Mario Paiano. neanche perché è chiuso, Noi quindi. proponiamo infatti che venga in qualche modo riconvertito a cittadella della giustizia, cioè raggruppando tutti gli uffici che sono sparsi per la città con un discorso
discorso di economicità della spesa, perché sono tutti quasi tutti in affitto, e con un discorso anche di funzionalità, rivitalizzando il centro e quindi rendendo chiaramente questo palazzo fruibile. La parte centrale, quella del cortile, collegata alle ville per iniziative invece culturali. Quindi da questo punto di vista abbiamo un disegno molto più chiaro su quello che è il programma della nostra città, che è fattibile peraltro, perché sta anche lo stiamo sperimentando dal punto di vista anche economico-finanziario, quindi è stato un po' verificato anche come fattibilità e c'ha tutti i numeri per riuscire come tale. E le volevo chiedere che tipo di campagna elettorale sta conducendo. Le comunali sono diverse un po' da tutte le altre elezioni, sì. Le regionali, le politiche, è un tipo di campagna elettorale porta a porta, e se il fatto che lei non è sostenuto da partiti nazionali, sì, sta dando un input diverso a questa campagna elettorale. Ma io credo che le persone siano pronte per un messaggio diverso, almeno voglio sperare, perché se la realtà del Molise e di Campobasso è andata un po' degradando, vediamo quello che è successo a livello sanitario e di programmazione sanitaria. A Cardarelli quasi in area di dismissione, e hanno spacchettato quello che poteva essere un presidio d'eccellenza tra Università, Cardarelli e Gemelli, che poteva essere un polo d'eccellenza sulla medicina. Adesso sono tre realtà che lavorano separatamente con qualche difficoltà, quindi io credo che vada valorizzato il discorso, e noi da questo punto di vista crediamo che solo uscendo dalla logica dei partiti, che hanno in realtà prodotto anche dei rappresentanti che non ci rappresentano, perché l'elezione di Cesello Tito è stata devastante come segnale che è stato dato, cioè una terra svenduta ai potentati romani dal punto di vista anche della rappresentanza politica e della libertà del voto, una cosa veramente triste, cioè queste file di persone che vanno a questuare le nomine a Roma col cappello in mano a destra e a sinistra per riuscire a essere investiti di qualche ruolo. Cioè noi siamo, rivendichiamo una grande indipendenza, noi non siamo peraltro anche a livello locale né la succursale di Termoli né il retrobottega di Venapro, dobbiamo essere autonomi, riappropriarci delle istituzioni con i cittadini e non aspettare che l'investitura ci venga da qualcun altro, ce la dobbiamo riconquistare noi. Noi ci siamo, siamo liberi, non siamo investiti politicamente, io non ho mai fatto politica da 35 anni, e speriamo che i cittadini possano questa volta trovare un'offerta politica che in qualche modo li rappresenti e soprattutto li difenda. Conoscendo anche il sistema di voto, sì, e la possibilità che si arrivi anche a un secondo turno, al famoso ballottaggio, lei che cosa si immagina possa succedere il 10 giugno? Cosa immagina? E poi le volevo chiedere, siamo arrivati quasi alla fine di questa trasmissione, che messaggio si sente di lanciare agli elettori, soprattutto a chi ancora non sa cosa votare, a chi pensa magari anche di non andare a votare? Ma io faccio innanzitutto una premessa. Il sistema del voto disgiunto è l'ultima frontiera della libertà democratica, perché quando tu mi metti sul mercato politico 500 consiglieri eletti, ogni famiglia, ogni azienda, ogni gruppo di amici ci avrà la persona che dovrà per forza votare, per cui si costringono molte volte le persone a dei passaggi che non hanno niente di politico, ma non puoi neanche andare a rompere questi legami. Il voto disgiunto permette invece di riuscire a scorporare la scelta che tu dovrai fare in favore di un conoscente, di un parente o di un amico, da quella che in realtà è la libertà di voto per il sindaco. E questo voto disgiunto è quello che ha permesso l'emergere di nuove forze politiche, anche l'ultima elezione dei 5 Stelle, ma anche quella di De Magistris a Napoli o quell'ultima a Lecce, contro le logiche appropriative e predatorie dei partiti. Non è un caso che proprio un mese fa questa legge hanno provato a modificarla in Parlamento con un emendamento della Lega che è fallito, cioè volevano eliminare il doppio turno e il voto disgiunto. Fortunatamente è l'ultima frontiera democratica, quindi l'invito mio è alle persone di andare a votare, probabilmente anche se sono state vincolate ad un voto per un parente o per un amico, per un conoscente, per ragioni affettive o parentali, di votare il sindaco che loro ritengono sia più idoneo per rappresentare i propri interessi. Quella è la frontiera dove possono riconquistare la loro libertà di voto, la dignità dei cittadini e gli interessi anche che loro intendono preservare. Quindi questa possibilità del voto disgiunto, cioè di separare il voto dal consigliere, che in qualche modo è condizionato al voto del sindaco o di altri schieramenti, è l'ultima frontiera democratica che dobbiamo assolutamente difendere ed esercitare con consapevolezza e con responsabilità. Chiaramente votate, non dico me, io preferisco votare innanzitutto, ma soprattutto chiaramente se le cose sono andate in un certo modo e ritenete che siano andate bene, votate quelli che hanno amministrato prima, sia di destra che di sinistra. Se ritenete che siano andate male, volete giocarvi una possibilità di cambiamento e avviare un peccarismo virtuoso, votate noi. Allora, con questo messaggio concludiamo questa puntata di Cose in Comune. Ringraziamo Pino Ruta, ricordiamo candidato sindaco, sì, del Cantiere Civico. Grazie di essere grazie stato a te, con ovviamente. Noi.
E grazie ai nostri telespettatori di Is News, di Cose in Comune, che ci possono seguire anche sui nostri canali social. Arrivederci. Arrivederci a tutti.